c'è Francia Corta che si è inserito alla grande, la Lombardia si è inserita per il gioco. Se vuole vendere qua deve venire. Matteo, ti faccio una cosa. Non c'è il tacco, c'è la bandiera e basta. Senza tacco. Anni di storia. No, Maurizio. Il primo presidente che viene al nostro è una bandiera dell'Italia. Vabbè, noi qua di per favore di qua. Presidente. Quante sono le donne sommelier qui? Prego. Donne sommelier quante sono qua? Tante. 7, 8, non c'è bisogno. Voi avete fatto qui, avete presentato, abbiamo usato un libro che è proprio un libro di testo, la prima della vita in Italia non esiste. Come siete messi con la formazione? Ci avete un po' di soldi su cioè noi stiamo cercando. Il ministro Martino lo conosceva. Maurizio è il nuovo ministro dell'economia. Stiamo cercando di convincere sulla formazione professionale. Invece se noi siamo dei consulenti, no? Noi abbiamo una società di consulenti. Voi siete creati di agraria, 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 ci siamo, università. Anche tu? Perito agraria. Ecco. Io sono perito per quello. Uno potrebbe dire, l'ha scelto come ministro per questo. State controllando i cucini di strozzi dal castello dei Bauschi. Anche adesso andiamo dritti di qua. Si controlla l'unico incrocio di Firenze Siena che ha funzionato adesso. Vorrei nemmeno essere vai davanti avanti dritti. E l'impegno è il seguente: oggi pomeriggio sul sito del Ministero per Politiche Agricole .it il Ministro Martina presenterà un'iniziativa che ha l'hashtag, quindi l'hashtag è Campo Libero, ed è un insieme di iniziative concrete, 18, un piano d'azioni fatto da 18 iniziative puntuali, specifiche, che il Ministro
nei prossimi giorni dettaglierà negli incontri con la stampa, in interviste, in uscite televisive, ma sulle quali chiedo agli operatori del settore di farci le pulci. Noi non abbiamo la pretesa di avere la verità in tasca, siamo molto convinti, come avete visto, non soffriamo di timidezze, però siamo assolutamente certi che il metodo di questo governo, a differenza di ciò che scrivono autorevoli editorialisti, è esattamente quello dell'ascolto. Pensate soltanto al tema della riforma costituzionale. Noi abbiamo messo online la nostra proposta di riforma costituzionale il 12 marzo e l'abbiamo presentata il 31 marzo, dopo 20 giorni, chiedendo a chiunque di darci dei suggerimenti. Non ho mai visto degli autoritari partecipativi, mai visti. Allo stesso modo, le 18 azioni che Martina indica in campo libero sono 18 azioni concrete che partono da un principio, una lotta senza quartiere alla devastante burocrazia che sta uccidendo l'Italia e in particolar modo questo settore, e di cui però non date la colpa solo ai politici. Io non vengo qui a cercare applausi, non mi interessa, perché c'è una responsabilità dei politici, ma c'è anche una responsabilità del sistema delle associazioni di categoria e del mondo degli addetti alla guerra. E su questo non c'è discussione, insieme dobbiamo cambiare.